Ciao a tutti, io sono Matt e oggi ci ritroviamo su Final Fantasy IX. Allora, questa è la terza volta, o quarta, che registro questa puntata. Ho deciso di configurare la tastiera per poter utilizzare il gioco anziché utilizzare il joystick perché mi stava veramente dando fastidio il fatto che si staccasse e riattaccasse in continuazione. Quindi adesso useremo la tastiera per poter giocare a Final Fantasy IX. In ogni caso, ho dovuto registrarla 2 o 3 volte la puntata perché Fraps non mi ha registrato la prima volta l'audio. Action, che è un nuovo programma che sto utilizzando adesso, che risulta molto più veloce di Fraps per quanto riguarda magari eventuali lag e cose del genere, non mi ha registrato niente, proprio niente, neanche le immagini, quindi neanche il video, non solo l'audio, neanche il video mi ha registrato, quindi oggi proveremo così per vedere magari settandolo meglio Action torna a funzionare. Speriamo che ritorni a funzionare. Comunque, iniziamo la partita. Infatti, come vedete, avevo salvato 40 minuti dopo la prima partita, quindi si vede benissimo che purtroppo non ha salvato niente. Allora, oggi andremo un po' avanti con la trama. Quindi avremo modo di... Allora, fatemi un attimo disattivare il touchpad perché magari mi potrebbe dar fastidio. Quindi avremo modo di vedere comunque sia se la banda Tartarus riuscirà a rapire la principessa oppure no. Quindi parliamo con Tommino Micino, se lo trovi me lo dici, ok, andiamo a trovare il gatto, che l'altra volta mi sono dimenticato di finire questa missione secondaria prima di avanzare con la storia. Quindi il gatto, come detto precedentemente, si trova nella piazza iniziale del gioco. Quindi saltando alle bambine con il salto alla corda, scusate il gioco di parole, proseguiamo. Come potete vedere si sono viste le orecchie del gatto che fuggiva nella schermata. E comunque vi volevo dire anche che Final Fantasy IX adesso prenderà comunque pieno possesso di tutto il resto dei giorni in cui non registro né Minecraft né Dino Crisis. Quindi come vedete ha trovato il gatto dalle orecchie piccole, arriva Tommino Micino. Per poter ricevere la ricompensa dovremmo ritornare nella zona dove c'è la torre. Quindi torniamo indietro. Dun dun dun, dun dun dun. Alexandria è una delle città che è piena di minigiochi. Per farvi un esempio, adesso disponibile c'è, vabbè, a parte il gioco delle carte dove potreste recuperare magari qualche carta rara. Potrete giocare al salto alla corda e più avanti nel gioco c'è anche la corsa con Hippo. Poi vabbè, ci sono anche altri minigiochi, magari non me li ricordo adesso, dovrei un attimo rivedere magari la zona quando ci passeremo più avanti. Quindi basterà parlare con Tommino Micino qui e verremo ricompensati con una carta Pyros. Perfetto, allora possiamo ritornare ad avanzare con la trama. Quindi saliamo qui sopra e proseguiamo. Vivi, come possiamo vedere, soffre di vertigini. Sì, vi ho spoilerato il nome, ormai lo sapete ben tutti che il maghetto dal cappello alla forma di Merlino è Vivi. Chi non lo sa? Tra l'altro nelle mie scuole superiori hanno fatto proprio il disegno di Vivi su una colonna di un muro ed era anche fatto bene. Chissà cosa ci faceva Vivi alle superiori, poi. Comunque, perlustrate bene i tetti perché potrete trovare 3 tesori. Qua diamogli il nome originale, tanto non ci cambia niente.
Allora andiamo qui e recuperiamo altre guild. O gil. Ah no, guild. Che nome strano per i soldi, guild. Sì, mi sa che d'ora in poi comunque Final Fantasy IX lo giocheremo con la tastiera. È solo una vecchia abitudine a giocarlo col joystick, ma alla fine è un gioco che si presta anche a utilizzarlo con la tastiera. Cioè, giochi come Dark Souls, è impossibile utilizzarli con mouse e tastiera. E qui siamo arrivati al teatro. Qui il nostro calò presenterà la recita, o comunque la copertura che avremo noi per poter rapire la principessa Garnet. Infatti qua ci spiega tutta la trama della recita. E inizia la recita. In questo caso non potremmo accelerare i dialoghi, purtroppo. Qua stranamente Ercina non ha il suo accento romano. Signor sì. E continuiamo con la trama della recita. Le host dei giochi di Final Fantasy sono le migliori. Anche a distanza di non so quanti anni me le ricordo a memoria. Allora, questo magia X sono delle magie sceniche che non provocheranno alcun danno ai nostri nemici. Infatti ve le faccio vedere una giusto per infatti zero sono giusto per scena. Continuiamo ad attaccare fino a che non finisce la battaglia.
È la una delle parti comunque più noiose di tutto il gioco, questo. Che comunque non ci sono vere e proprie battaglie. Aug. Marcus, non finisce qui. Train. Qua Blank si mette di mezzo e partirà un duello. Un'altra delle host che mi piace di più del gioco. Vamos a Flamenco. Na 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 na. Allora, qui dovremo seguire le istruzioni di Blank premendo i tasti. Ma con la tastiera mi verrà un po'. Speriamo di azzeccarli tutti. Comunque mi do tre tentativi. Ecco, adesso anziché premere. Vabbè. Vaffanculo. Comunque mi darò tre tentativi e poi basta, perché comunque tre basta ne avanzano. È un po' difficile perché giocando con Minecraft le frecce direzionali sono dove ho messo i tasti praticamente. Quindi è un po' difficile. Poi non è come col joystick che la posizione dei tasti la sapevo a memoria. Qua è un po' difficile. Ecco. Palle. Vabbè, anche se non facciamo il massimo in questo minigioco, poco importa. Non è ciò che mi interessa. Otterremo solo dei soldi. Vuoi ripetere comunque il duello? Sì. Abbiamo altri due tentativi. Speriamo di fare meglio. Andiamo, dai. È un po'. No, ho sbagliato. Porca miseria. Quando cambia e vaffanculo però vai a cagare. Ormai questo tentativo se n'è andato a farsi benedire. Speriamo al terzo che vada un po' meglio. Vaffanculo però. Vediamo adesso se va a 58, che cosa brutta. Vediamo di fare meglio. Triangolo, X, triangolo, destra, triangolo, sinistra, X, triangolo, X, triangolo, X, giù, triangolo, X. No, ma porca miseria! Certo che se il joystick non avesse quel difetto andrebbe meglio. Adesso stavo per calcare giù. Vaffanculo, porca miseria. Sì, vai. Vai e caga quando c'è tempo, gira. Ne avessi registrato la puntata avevo fatto 99. No, vattene a fanculo.
Qua intanto Blank si lamenta della sua armatura. Ricordiamoci del suo aspetto fisico. Si nota benissimo che è Blank. Secondo le coordinate del boss, salendo su questa scala, e beh, avevamo bisogno di coordinate. Quindi andando qua a destra, verremo bloccati dalle soldatesse di Alexandria. Qui invece faremo il nostro incontro con Cappuccetto Bianco. Guardiamolo il viso. No, 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 Matt, che diavolo fai? Intanto Garnet fugge, o fuggisce, o fuggiscava. È apparso lì in alto. Vabbè, poi lo vedrò dalla registrazione. Odio loro così come odio la loro host. Che poi io ho sottovalutato la bellezza di questo videogioco perché venivo da aver finito Final Fantasy VIII e secondo me è il capitolo migliore dell'intera saga. Subito ci sarà qualcuno che dirà no, ma Final Fantasy VII è il migliore. No, mi dispiace, ma a me è sempre piaciuto Final Fantasy VIII. E li ho usati tutti, compreso il 6, il 5, il 4. E il 10, e il 12, e li ho finiti tutti. Però mi è sempre solo piaciuto l'8. Sì, va bene, va bene. Garnet intanto è sparita. Questa host ricorda un po' il finale di Final Fantasy VIII. Diamogli il nome originale, come al solito. E troviamo Garnet, tra virgolette. Squadra Plutone. Ah, tornata! Cioè abbiamo cambiato 4 host nel giro di 10 minuti. C'eravamo sta flamenco. Quella che piaceva a me. Questa. E quella durante la recita. Allora, durante questa fase del gioco dovremmo fare un minigioco. Che si tratta nello trovare tutti i membri della squadra Plutò. Sono 8 in tutto. Quindi 2 sono qui. Tanto salviamo. Sperando che magari mi abbia registrato la puntata. Perché ovviamente non ho voglia di rifarla. Vi giuro che se non me la registra io cancello la serie. Mi sono rotto le scatole, sinceramente. La quarta volta che lo registro. Quindi sperate insieme a me. Anche se quando uscirà la puntata. Vorrà dire che alla registrata. Allora, qui troviamo i primi due, Brusken e Coher, che sono due raccoglitori di informazioni. Mentre
Quindi dovremmo ricordarci anche questo particolare. Andiamo fuori. Ok, comunque tutte le caratteristiche dei vari membri della squadra Pluto ce li dirà uno di loro. Beh, no, uscirà da sinistra. Eccolo lì. Dove vai? Perfetto. Again. Questo me lo dimenticavo sempre. Qua parliamo con l'altro, con Mergen, e ne abbiamo già trovato 4. Qua potremmo assaggiare il cibo di Alexandria, ma non cambia niente ai fini della trama. Quindi a sinistra non troveremo nessuno. Andiamo qui. Avremo comunque modo di esplorare tutto il castello di Alexandria magari in seguito. E qua troviamo il quinto, Raude. Ovviamente gli diciamo che non può dimettersi. E andiamo fuori. Ne abbiamo trovato 5, giusto? E 6. Poi andiamo qui a destra. Sembrerebbe uno dei nostri, ma in realtà è Blank sotto mentite spoglie. Quindi non contatelo, anche se lo trovate. E qui ne troviamo un altro, quindi siamo a 7 se non sbaglio. Quindi 7. E nelle scale troveremo l'ultimo. Senza ovviamente contare il comandante Steiner, se no sarebbero 9. Ecco qui, 8. Pello. Perfetto, li abbiamo trovati tutti e 8. Ora basterà riparlargli. Infatti Steiner dice, eppure mi pare ci fosse un uomo in più, si riferisce a Blank. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8 con lui e ci darà un elisir, il premio massimo che avremmo potuto ricevere durante questo minigioco. Quindi saliamo le scale e raggiungiamo il pianerottolo della torre. Steiner sarà un po' stanco, poverino. E continuando con i dialoghi, vedremo la principessa correre, scappare da Gidan lì davanti, nell'altra torre. Che vizio di saltare che ha Steiner. Povero Steiner.